13, tredicesima parte. Se riesco a muovermi, scusate per la freccetta che vedete. Ok, allora. Lì c'è una mucca che sta male. Se gli date non so quante bacche arance, non so cosa vi farà, perché non l'ho mai fatto, non avendo voglia di piantare le bacche arance. Perché le dovreste piantare, almeno una decina le dovreste dare, mi sembra. Ma non ho mai capito cosa servirebbe. Comunque, siccome è il 28, ora noi dopo si cambia. Perché? 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 E basta. Perché l'abbiamo anche lì troppo. Cioè, troppo no, però. Vabbè. Ok. Uccidiamo questo Slowpoke. Ciao, Slowpoke. Maledizione, ho scoperto che cambia di Pokémon Pokémon. Se un Pokémon di tipo psico o buio ha una funzione, ovvero questa di aumentare l'attacco. Invece nei Pokémon tipo spettro toglie metà vita per fare, per lanciargli una maledizione. Ok, allora mettiamo Pidgeotto, vai. E battiamo il primo marinaretto. Fantastico. La 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 la. Parte la sfida di marinaio ad Elmo. Boh. Poliwhir, vedi, forse era meglio se mettevo. Cosa mi si chiama? Non mi ricordo. Fluffy. Avevo l'idea di mettere lui, però poi ho detto no, dai. Bene, sai. Muori, Poliwhir. Ok. Ha un Krabby. Krabby. Il primo Pokémon catturato. No, il secondo Pokémon catturato di Ash. O il primo. Boh. Comunque l'ha catturato. Me lo ricordo. Sembra che il primo sia stato. No, il primo è stato coso. Come si chiama? Meta. Sì, Meta. Boh. Caterpie. Fantastico. Allora, Raticate, ah, con due attacchi, sì, bene, Iperzan, non me l'ammazzare, non mi fa niente, perfetto, e muore, e sale a 27, e impara Danze Piume, che a noi non ce ne serve, no. Cipalippa, battuto a marinaio, saltiamo, questo dovrebbe avere dei Pikachu, mi sembra. O uno o due, se non ricordo male. Infatti uno. E siccome, eccoci, ho fatto la mia. No, non ho fatto la mia. Pensavo che mi si c'è la staticità. Anche io adoro i Pokémon, sono così belli e effettuosi. Facciamo amicizia, chi vuole bene i Pokémon? Bene, vai. Ti do il mio numero. No, non lo voglio. Tutti questi allenatori che ti baccagliano, non si va avanti. Perché? Ma vabbè, no, non lo voglio sapere il perché. Ok, battiamo anche quest'altra ultima allenatrice del percorso, che anche lei è un Pikachu, in questo caso femmina. Vedi, mi ricordavo che erano due, ma di due allenatori diversi. Eccoci. Fanculo. Perché ha Bonsly in mano e c'ha un Pikachu? Comunque. E siamo arrivati a Olivinopole. Olè. Che qui c'è la sesta medaglia che noi non potremo battere per ora. E invece arriva chi è? Chi è? Chi è? Il nostro rivale. Joe. Chi non ci batte in questo caso, solo in questo caso. Che lui mi sembra che abbia già battuto la quinta e anche la sesta, o no? Boh, la sesta non lo so. Ok, allora olè. Olè.
Curiamoci. L'unico Pokémon che si è, diciamo, paralizzato. Ok. Maiascola. Ma qui non so perché. Ah, sì. Non fateci caso a quello che dico. Lui mi sembra che vi dovrebbe dare l'amo. Però c'è qui c'è un pescatore che vi dà l'amo. Me lo ricordo. Ah sì, è là, accanto. Nella casa accanto. E iniziamo a il faro. Ah, là c'è una Pokémon. Ok, perfetto. Allora, faro. Che noi dovremo arrivare in cima per andare a curare un Ampharos. Però chi ci starà a sbarrare sarà gli allenatori, come al solito. E battiamo il primo del faro. Olè. Noctowl contro PG8. Beccata. Ragatotto. Un brutto colpo. No, mi faceva schifo. Ma te l'ho detto. Meglio che stia zitto. Bene, sai. Noctowl dei miei stivali. Con le tue cavolo di beccate. Poi nascente, oh, amicizia nascente. Ma me lo. Ecco. E con questo ho detto tutto. Cioè, ci hanno fatto mai sprecare 3 minuti. Noctowl inutile. Battiamo il secondo. Io speravo di finirla in una cosa, ma non ce la farò mai. Anche perché qui è troppo lento. La velocità è più lenta. Vabbè, ci metterò più parti. Oh. Cioè, neanche un'altra. Neanche metà, penso. Ciao, Poliwag. Che carino. Ma è morto. È ora un Poliwhirl. Allora, attacco rapido. Quanto gli si fa? Un po'. Lui si fa un po' di più. Eccoci. Borsa. PS. Pozione che non ce ne fa una cippa limpa. Però almeno. Attacco rapido, ma dorme. Ai, vabbè, si è svegliato, attacco rapido e muore. Ciao. È il 28. Vabbè, questo ci ha fatto spiegare solo un minutino. Però ci fa spiegare più tempo perché. Qual è il nostro numero? Oi oi vabbè, non pensiamo a queste cose. Pensiamo a divertirci, olè. Ok, andiamo al secondo piano. Dove ci sarà questo qui che avrà Pokémon di tipo volante. E poi andremo al terzo piano. PJ contro PJ8. Oh mamma. Solo io posso fare queste cose. Vabbè. Non ci lamentiamo. Vabbè, il ridrago. Continuiamo con lui. Perché ira di drago faccio? Ira di drago faccio. Meglio così, almeno li ammazzo in un colpo. Surf. Muori, PJ.
No, un altro PJ. No, penultimo PJ. Non voglio sprecare un surf contro un PJ a 15. E l'ultimo PJ. Sempre a 15, quindi morto. Ok, rampa lui al 28. Ok, saremo al terzo piano, che io qui non vidi la porta e quindi non sapevo dove dovevo andare. Ok. Grow light. Io lucevo il Pokémon rosso fuoco. Fulmi sguardo. Eccoci qui. Penso di farcela a finirla, perché siamo quasi alla fine. Un altro grow light. Cala la difesa, cala l'attacco, poi quanto deve calare. Ok, ultimo attacco e muore il secondo grow light. Ma non so se ce si fa. Ok, andiamo, facciamo una quartetta. Mettiamo questa allenatrice simpaticissima che si chiama Jasmine. Che mi sembra che si chiama anche l'allenatrice. No. Sì, Jasmine si chiama anche l'allenatrice. La... Ah, lei parlava di Jasmine. Ah, lei si chiama... Come cavolo si chiamava? Si chiamava come cavolo si chiama. Cavolo, ci ha fatto troppo. E però anche noi, eccoci. Si inizia con rotolamento, si finisce più. Ciao Meryl. E Mikol Pupa. Bel nome, sì. Lo vorrei anch'io il nome Mikol. Ok. Facciamo una corsetta. Eccoci fuori. Fantastico, qui una grafica stupenda. Poi se si pensa che non sia neanche in 3D, è fatta davvero bene. Caramella rara e si entra qua dentro. Semi ci entra. Perfetto. Mettiamo questo allenatore, un marinaio. Che penso questi qui siano gli ultimi due, quindi ci si dovrebbe fare. Ok, attacco rapido. E muori Krabby. Che mi ricordo che prendevo sempre Krabby come, come Pokémon cavia per surf. l'avevo preso anche qui. Pensavo all'inizio di usare un Orsi, che poi diventava Kingdra, però poi ci ho ripensato perché non mi ispirava tanto. Preferivo Gyarados. Ok, abbiamo preso Etere. Mettiamo questo allenatore di tipo volante. E poi si sale le scale. Chi ha? Uno Spiro. Ciao Spiro. Attacco rapido. Muori Spiro. Cavolo, in un colpo solo. Facciamo schifo. Ora un Firo. Siamo nella merda. Un salto, ciao. Ciao PG8. Non mi ucciderai. Il mio spirito vivrà per sempre. Bene, sai, non mi hai ucciso. Un altro Spiro. Ne è rimasto 9 a PG8. Ma ce la facciamo comunque. Ciao. Bene, sai. Ci vado come... non so che cosa. Saliamo. Risaliamo.
Eccoci, pensavo fossero gli ultimi degli allenatori, eh? Certo. Fidiamoci di Lorenzo Perondi. No. Penso che questi siano gli ultimi degli allenatori, se non lo sono, incazzo. Meno male un po', Olivier. Ora mi sa che non ce la fa. E invece, no, non ce la fa. Non ce la fa. Che ignoranti. Allora, quello più debole è Fluffy. Vai Fluffy. Fa uno shock Fluffy. Ciao Poliwhirl. Battiamo questo marinaio, prendiamo la Pokémon e poi saliamo le scale. No, non l'avrei mai detto. Sperando che abbia un Pokémon e basta, no, ne ha tre per giunta. Un Machop. Noi abbiamo un Quilava, un Rotafuoco, un morto. No, scherzavo. Siamo già a 16 minuti. Ci si farà? Non si sa. Forse sì, forse no. Lo scoprirete nel prossimo episodio. Perché ho detto di sì? Vabbè. Attacco rapido facciamo noi. Bene, pioggia danza. Così gli attacchi di tipo fuoco fanno ancora meno di quello che dovrebbero fare. E quelli d'acqua fanno di più di quello che dovrebbero fare. E lui fa. Si può vedere gente più stupida? Usa doppia sberla su un Pokémon di tipo fuoco e tesi di tipo acqua. Ah, eccola. Era allora, stavo zitto. Vabbè, non ci fa più di tanto neanche. Visto l'acqua però. Ciao. Continua a piovere. Teniamo lui ormai. Ok, rotto fuoco. Perfetto, prendiamo la Pokéball, sono 17, 21, 22, 23, 24, basta. Benvenuto a noi anche a me di contare. Ok, saliamo le scale ed eccoci qua. E vi lascio qua. Ciao ciao, al prossimo episodio, continuate a votare, scrivere e commentare. Ci si vede nella prossima parte. Ciao!